Ciao a tutti amici retro e benvenuti in una seconda parte di Mario is Missing. Adesso, dopo aver completato San Francisco, ci dirigeremo in un'altra città sparsa per il mondo. In questo caso toccherà a Moskov, a Mosca. Infatti, vabbè, io ve lo sto dicendo che è Mosca perché così vi può aiutare a capire quello che c'è da fare comunque. Però con Luigi stesso dovremo scoprire appunto che si tratta di Mosca. Molto bene ragazzi, questo è il sindaco che ci sta salutando. E comunque scopriremo che anche qua i Koopa hanno rubato degli oggetti molto importanti e adesso dobbiamo procedere con le indagini. Comunque possiamo iniziare a guardare qui i documenti di questo museo qua, The Moscow Metro. Praticamente è un documento relativo alla metro di Mosca. Comunque quando indagheremo sull'oggetto che ritroveremo e poi riconsegneremo al museo stesso, avremo modo anche di rileggere il volantino, non preoccupatevi. Adesso rispondiamo al telefono perché anche Mario stesso ci chiamerà, dandoci delle informazioni, vabbè, indipendentemente da tutto, noi non possiamo farci nient'altro. E andiamo avanti con le nostre missioni. Possiamo anche parlare con la gente in modo tale da capire dove ci troviamo, ragazzi. È veramente fondamentale parlare un po' con tutti. Io adesso la sto un po' velocizzando, però, ripeto, sotto certi aspetti bisogna proprio fare così. Andiamo in giro e cerchiamo i Koopa. Eccone qua uno. Vediamo che l'oggetto ci ha lasciato. Ok, il cappello. Da soldato. Vabbè, comunque vi troverete il simbolo della falce e martello perché siamo in pieno anni 80, quindi proprio ancora nell'URSS, quando c'era ancora l'Unione Sovietica. Ok, questo è un passaggio che dovremo effettuare successivamente verso la fine di questo gameplay qua. E qua troviamo un altro punto di informazione. La cattedrale di San Basilio. Anche questa qui, ragazzi, sarà una cosa veramente molto importante che è stata costruita nel 1555 dal duca Ivan III. Non Ivan III il terribile di Fantozzi, eh. Da quello era Ivan 32esimo, 23esimo, non mi ricordo più, però mi ha fatto squartare da ridere. Questi oggetti che abbiamo raccolto, ragazzi, sono molto importanti per reperire i Koopa, gli oggetti dei Koopa e trovare anche la destinazione sulla mappa. Si possono anche utilizzare, però vabbè, io prima voglio sempre procedere con armi proprie in modo tale da fare una cosa abbastanza buona. Chiediamo per dire dove si trova il prossimo Koopa, a est di qua, quindi è giusto andare in questa zona qui a est. Seguendo anche la mappa andiamo sempre a est. Eccoli qua un Koopa. Ok. Molto bene, siamo già a quota 3 oggetti. Ce ne mancherebbe uno da trovare. Sud-ovest. Quindi andiamo sud. Andiamo sud e poi facciamo ovest. L'altro Koopa. Mosca è molto grande, quindi ha diversi punti di informazione. Più punti di informazione ha, più oggetti dei Koopa dobbiamo ottenere. In tal caso abbiamo anche i taxi da utilizzare, però in questo caso ne abbiamo trovato uno, siamo già a quota. A ovest di qua. La cappella di San Basilio, va bene. Omini qua che abbiamo raccolto ci permettono di individuare le posizioni delle persone che stanno girando in città e per porgli delle determinate domande. Aveva detto a ovest, quindi proviamo ad andare a vedere a ovest. Qua prendiamo un altro taxi. Ok, facciamogli una domanda, dov'è il prossimo Koopa? Nord-ovest. Sempre ovest. Ok, raccogliamo questo taxi qua. Andiamo sempre a ovest, oh, ragazzi.
Un altro ufficio di informazione, vediamo un po' che cosa possiamo trovare. La tomba di Lenin. Andiamo sempre a ovest perché, stando alle informazioni, un Koopa dovrebbe essere proprio qua vicino. Sud-est. Va bene. Vabbè che i Koopa sono sempre in fase di spostamento, però. Vediamo il poliziotto cosa dice. A est. Andiamo a est. Beh, in questo caso lo utilizziamo, sennò qua riusciamo. Rischiamo di andare proprio. Ma cavolacci. È lontanissimo. E uno è proprio qui. Va bene. Andiamo all'ufficio turistico. E dovremmo trovare proprio un Koopa qui. Oh, eccolo qui un Koopa. Vediamo che oggetto è. Benissimo. Che poi dopo dovremo restituire. Adesso andiamo a cercare l'altro Koopa. Cosa dice la mappa? Bella Madonna, dove è finito? Un po' lontanuccio, eh. Cerchiamo di recuperarlo subito. Ok, dovrebbe essere proprio là in alto, ammesso che non scappi, eh. Sì, dovrebbe essere proprio qua. Eccolo qui che stava scappando via con lo skate. Recuperiamo l'ultimo oggetto, benissimo, la gonnella di danza classica. Andiamo adesso a dare le nostre informazioni agli uffici di informazione, in modo tale da riaprire appunto tutti i vari punti di raccolta. Ok, scendiamo qua che c'è il primo ufficio turistico. Raccogliamo le informazioni. Bolshis Ballet. La danza russa. Quindi penso che abbiamo già capito che cosa dobbiamo mettere in questo caso. Che numero era? Era il 73, ok. Russian Dance. Benissimo. Diamo ancora una lettura rapida. E poi rispondiamo alle domande che si pongono. Abbiamo detto il numero 73. Send. Benissimo. Ok. Every show. Ah, porca miseria. E il problema è che questi giochi qua, essendo anche educativi, ma allo stesso tempo erano molto molto complessi, ragazzi. Perché Mario is Missing aveva appunto una finalità educativa. E l'unico problema, ragazzi, che era di una difficoltà pazzesca. A Ballet? Ma come no? E il problema è che se sbagliamo dobbiamo per forza tornare indietro. Ed è questa un po' una rottura di scatole che accompagna questo gioco qui. Benissimo. Oh, le sto provando tutte e non ci si riesce, eh. Ok, East City is Ballet Troupe and a theater. Ok, ce l'abbiamo fatta. Possiamo entrare qua dentro e scattare la foto a questa specie di enorme teatro. The Bolshoi Ballet. Molto bene, ragazzi. Adesso andiamo al secondo centro di informazione che si trova proprio qua vicino. Ma guarda, che fortuna, sono proprio tutti attaccati. Scendiamo giù. Lenin's Tomb.
Vediamo qual è l'oggetto che può essere da noi interessante. 72, Cole. Sì, è giusto, perfetto. Vladimir Lenin. Ma come? Ah, intendeva dire il ruolo che aveva. Sì, ho capito. Vedete che è molto ingannevole, ragazzi. Lenin's Tomb. Sì, ok. Vladimir successfully led Communist Revolution. Ok, giusto. Dobbiamo scattare la foto alla tomba di Lenin. Andiamo nell'altro ufficio turistico che si trova proprio qua vicino. Benissimo, eccolo qui. St. Basil's Cathedral, la cattedrale di San Basilio. Presumo che sia anche questo il simbolo da utilizzare. Il Duomo, perfetto. Eli Full Means Idiot Saint. The Central is. La struttura è. Porca miseria, c'ero andato quasi vicino. Vabbè, non importa. E perché poi alcune informazioni non te lo dicono. Non te lo dicono. Tu puoi cercare come un matto, ma il più delle volte non te le danno queste informazioni. Va bene, dobbiamo di nuovo cambiare schermata per poi ritornare qui. Ok, tentiamo ancora. Ma porca miseria. Proprio le informazioni di queste tecniche qua non te le lasciano. E il più delle volte tocca veramente indovinare. Oh, andiamo a tentativi. 107. Ivan il Terribile. Perfetto. Ok, scattata la foto e adesso andiamo nell'altro ufficio turistico, che non dovrebbe essere molto lontano, magari possiamo utilizzare anche la mappa a questo punto. Per aiutarci anche, possiamo anche utilizzare il taxi, se non avete voglia di fare una bella scarpinata. È un po' lontanuccia. Però è a sud. Ok, eccolo qui. No, era giusto di sopra. Ok. La metro di Mosca. Chiamiamo il numero relativo, 71. Ah, ho sbagliato, scusatemi. È il numero 74. Ok. Benissimo, The Metro Wheel. Questa era cattiva. Ripetiamo di nuovo. 74 è il numero. Ma ok, vediamo un po'. The metro is the Russian subway system. Perfetto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, entriamo dentro e scattiamo proprio la foto alla metro di Mosca, the Moscow metro. Molto bene, amici. Adesso vabbè, ci ha chiamato il sindaco e ci augurerà appunto di trovare Mario dove, ovunque egli sia. Molto bene, adesso cerchiamo il punto dove si trova la nostra posizione per chiamare Yoshi. Russia.
Qua non c'è niente. Dove cavolo potrà essere? Russia, Russia, Russia. Russia. Qua non dice proprio nient'altro. Vorrà dire che dovremmo parlare proprio con le persone qua per capire appunto dove cavolo ci troviamo. E riproviamo un'altra volta. Evidentemente, ragazzi, dobbiamo parlare con la gente per capire dove ci troviamo effettivamente. E infatti, appena troveremo qualcuno, dobbiamo subito porgli la domanda per capire dove ci troviamo effettivamente. Ok, proviamo a domandarglielo a lui a questo punto. Alla prima persona che troviamo. Ok, chiediamogli al bambino: Where I am? Welcome to the Homes World Spell of Gum. Non è che ci sta dando delle informazioni molto utili. Cambiamo di nuovo soggetto. E riproviamo un'altra volta. Proviamo a chiedergli a lui, questo turista qui sicuramente lo saprà. È confuso. Vabbè, sei confuso tu. Va bene, chiediamo un'altra persona. Riproviamo a chiederglielo anche a lui. Stiamo per finire anche i taxi, tra l'altro. Ma è sempre lui. Russia, oh. Vabbè, sappiamo che siamo in Russia, però non mi ha detto la città Mosca. E non te lo dice, sto barbone. Quindi avete capito, ragazzi, la difficoltà appunto di questo gioco qui è una cosa veramente pazzesca. Comunque, non fasciamoci la testa, ma bensì cerchiamo di indagare ancora su altri soggetti che ci sono qua vicino. Proviamo a domandarglielo a questo qui. Ancora il bambino. Che noiosi questi soggetti qui, eh. Oh, forse il poliziotto saprà dirmi qualcosa, eh. Forse. Oh. Moscow. Meno male. Adesso finalmente possiamo di nuovo. Oh, finalmente! San Petersburg e Mosca. No, ok, siamo a Mosca. Porca miseria, quanto che casino per dover chiamare uno Yoshi. Madonna mia. Beh, però. Ok. A bordo con lo Yoshi, finalmente adesso possiamo mangiare questo nemico qua e poter proseguire fino all'uscita. Molto bene ragazzi, adesso mangiamo il nemico, grazie appunto all'aiuto di Yoshi, finalmente questa avventura in preda a cercare proprio le informazioni relative al luogo che a noi interessava, mamma mia, che casino. Quindi potete immaginare anche voi come sia difficile Mario is Missing. Comunque ragazzi, la missione è completata, la parte 2 di Mario is Missing è completata e adesso ci aspetterà la terza avventura relativa appunto a Mario is Missing. Se è stata una parte un po' cruenta, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Avete visto anche il punteggio totale che si somma al nostro attuale. E adesso possiamo anche salvare il gioco per poi dirigerci nel prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi e grazie per aver visto questa parte. Ciao ciao, ci sentiremo alla prossima.